Vieni da me, James. James. Ho bisogno di te, Jennifer. Ho bisogno di te, Jennifer. Alex, sei tu. Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine, ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander. Lei è molto bravo. Ah, la ringrazio. Comunque, sembrerà un po' stupido uno che si batte senza un avversario. L'è già sconfitto? Io vinco sempre. Allora, qual è il suo nome, campione? Richie Ryan. Jennifer Hill. È un vero piacere. Ecco, io devo vedere Duncan MacLeod. Sempre fortunato.
La sa suonare? L'armonica? Sto imparando. Mac è al piano di sopra. Ah, grazie. Un attimo, le serve la chiave. Oh. La posso accompagnare? Beh, di solito non mi fido degli estranei, ma nel suo caso farò un'eccezione. È un'ottima idea. Allora, è amica di Mac da tanto tempo? Proprio così. L'ho comprato a una vendita all'asta. È un pezzo raro. Mi dispiace un po' separarmene. E va bene, come vuoi, te lo farò avere per sabato. Ciao, a presto. Mac. Che c'è? Guarda chi ti ho portato. Jennifer. Ciao. Non ci vediamo da anni. Dov'è Alec? Alec è morto, Duncan. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Non sarebbe dovuto morire prima di me. Già, è vero. Quando è successo? L'altra estate, a luglio. Dopo 110 anni era riuscito a trovare Gerard Cregan. Cregan. E così vi siete spinti a ovest del Mississippi. L'idea di venire a San Francisco è di Genevieve. Per ricominciare da zero. Non sarò mai capace di dirle di no. Già. Sei un uomo fortunato, Alec. E capire perché è molto facile. L'ho cercata per 150 anni, la donna giusta. Appena ho visto Genevieve, ho capito che l'avevo trovata. E che potevo andare in capo al mondo con lei. Beh, siamo in California, Alec. Non a Timbuktu. C'è qualcuno che ha fame? Ti puoi giurare. Orally, orally, made with dark brown hair. Sunshine came along with thee. And swallows in the air. È la sua canzone preferita. Bravissimo, bravo. Ecco il suo salotto, signora. Ah, hai promesso di fumare solo nello studio. Prima lavarsi. Agli ordini, signora. Ma io sto morendo di fame. Ah, non si dice di no a una signora. E usate il sapone, naturalmente. Dove lo hai trovato quel sigaro? Orally, orally, made with dark brown hair. Sunshine came along with thee and swallows in the air. Perché le donne sono fissate con la pulizia? Beh, spiegami perché odiano tanto i sigari. Quando la casa sarà finita potrai fumare quanto vuoi. Ah, non vedo l'ora. Grazie. È una ragazza in gamba, Alec. All'inizio ero preoccupato per la differenza di età. Ma che mai sarà un secolo e mezzo, amico mio? Il bagliore di un lampo nel cielo. A volte guardo le stelle di notte e mi domando da quanto tempo sono lì. A quanti eventi hanno assistito. Non sono così vecchio. Oh mio Dio. Buongiorno, Genevieve. Ti trovo, come dire, trasandata. Ma che diavolo vuoi? Vedo che hai già dimenticato le buone maniere. Mi avresti dovuto accogliere offrendomi una tazza di caffè. Grazie, lascia che ti aiuti. Una volta ti piaceva essere toccata da me. Ricordi il giorno in cui io ti ho trovata, Genevieve? È stato davanti a quella povera capanna che era la tua casa. Eri deperita da fare spavento. La tua famiglia non poteva nemmeno darti da mangiare. Stavo bene con loro. Tu non eri niente allora. Avevo soltanto 13 e anni. E ora nelle gallerie di New York ci sono i ritratti che ti ho fatto. Tu hai saputo solo usarmi. Ho creato la tua immagine. Il tuo passo. Il tuo modo di parlare.
Tutto quello che sei oggi è solamente opera mia. Eppure hai preferito abbandonarmi. Alec dovrebbe essere già qui ormai. Noi però non possiamo aspettarlo. Che cosa vuoi dire? La nave salperà fra 4 ore. Quale nave? Spiegati. Quella che ci porterà in Cina. Vuoi continuare a scappare? Ti illudevi che la California fosse abbastanza lontana, Genevieve? Credevi davvero di essermi sfuggita? Sarei capace di ritrovarti anche in capo al mondo. Tu mi appartieni, lo sai? Zitta! Genevieve! Alec! Attento! Non fare stupidaggini! Lasciala andare, Cregan! Peccato, credevo che fossimo buoni amici. Te la farò pagare, impugna la spada! Mi prendi per uno sprovveduto! Quando ti taglierò la testa, il tuo amico farà la stessa cosa a me! Se vuoi un duello alla pari, lasciala andare e l'avrai! Questa donna mi appartiene! È sempre stata mia! Adesso è mia moglie! Ma io sono stato il suo primo uomo! Ti ho divertito! Fermo, Alec! Devi dare ascolto al tuo amico, Alec. Se la lasci, ti giuro che non ti fermeremo. Non giurare, è troppo tardi. Non provare ad avvicinarti. Da lì non puoi fuggire. Non è vero, ti sbagli. No! Alec! No! Se ne viene! Non è vero. Sta calmo. Lei era la mia vita, Duncan. Tutta la mia vita. Lo voglio vedere morto, quel maledetto. Anche a costo di dover resuscitare dalla tomba. Devi giurarmi che se morirò prima di poterlo uccidere, lo farai tu per me. Te lo giuro. Che ne è stato poi di Craig? Per scomparire aveva tutto il mondo. Comunque abbiamo completato la casa di Alec. E lui non si è mai mosso da lì. Aspettava che Genevieve tornasse a vivere in me. Credeva nella reincarnazione. Credeva profondamente nell'immortalità dell'anima. Alec! Va via, vattene. Sono io, Duncan. Alec! Come va, Duncan? La senti, la presenza di lei? Lo sai che Amanda ora è in città? Ha appena vinto il Double Eagle a poker. Sarebbe felice di rivederti. È venuta a trovarmi. Che ne diresti, ecco, di vestirti e venire con me al Double Eagle per una cenetta? No, non posso. Alec, ascoltami. Tu non dormi e non mangi più. Hai messo fuori i suoi abiti come se lei li dovesse indossare. Era lì ad ascoltarmi mentre suonavo il piano. Genevieve è morta. L'abbiamo seppellita insieme 2 anni fa. Solo il suo corpo, Duncan. Guarda questo libro. È scritto in aramaico. Oppure c'è questo, che viene dalla Cina, e quest'altro, che viene dall'India. Oppure questo libro greco. Vedi, tutti parlano della stessa cosa, il principio della trasmigrazione delle anime. Quando uno di noi taglia la testa a un altro immortale, non ottiene niente di straordinario. Tutte le anime sono eterne, Duncan. Non soltanto le nostre. Genevieve aspetta là fuori, pronta a tornare da me al più presto. Beh,
È possibile che torni quando verrà il momento, ma tu quanto resisterai prima di impazzire? Tutto il tempo che ci vorrà. Ma se non dovesse tornare? È impossibile. Lei deve tornare. Non è morta per colpa tua. È colpa della mia arroganza se sono caduti in quel dirupo. Genevieve amava questo pianoforte. A New York noi ci sedevamo in salotto e io suonavo per lei tutti i giorni. Dì ad Amanda che mi dispiace, ma non posso venire a cena fuori. Oh, sì che puoi invece. Avanti, Ale. Andiamo. La notte è ancora lunga. Approfittane, Duncan. Alec. Buonanotte, allora. Io e Alec eravamo fatti l'una per l'altro. Quando ci siamo visti per la prima volta, era come se ci conoscessimo da sempre. E lui ti amava profondamente. Sì, anche adesso. Duncan, io credo che Alec sia ancora qui. Jennifer, la legge della morte vale anche per noi. Alec è morto. Ma come fai a non avere dubbi? Forse Alec aveva ragione. Alec aveva fede in un sogno rassicurante. Tu lo sai come viviamo noi immortali. Quanti affetti perdiamo. Il sogno di Alec era soltanto un modo per tenere vivi in sé gli spiriti delle persone amate. E se invece fosse molto più di questo? Ho udito chiaramente la sua voce, Duncan. L'ho visto con i miei occhi. Ne sei convinta? Aspetta, se è vero che lo spirito di Alec vive, è nella tua mente, nel tuo cuore. Non è così, era davanti a me. Ho la sensazione che voglia qualcosa. Forse una cosa rimasta in sospeso. Stai pensando a Cregan? So che gli hai fatto una promessa. Manterrai la parola? Credi davvero a certe storie? Che una donna morta 100 anni prima era sempre viva dentro di lui? Appena Alec mi parlò di Genevieve, della loro unione, io pensai che fosse pazzo. Ero stata educata a non credere ai fantasmi o agli spiriti. E tantomeno agli immortali, no? Esattamente. Chiaro. Però voi esistete. Già. E forse anche gli spiriti. Mm-hmm. Però prima Mac ha detto una cosa che mi sembra giusta. Forse Alec voleva credere in un sogno rassicurante. È possibile. Potrebbe essere così. Io non sopporterei la vita di voi immortali, fatta di paura, di duelli spietati, di rimpianti per gli affetti che la morte vi porta via. È meglio non pensarci troppo come faccio io. Beh, avete molto coraggio voi immortali. Per me invece tu sei veramente coraggiosa. Sapevi tutto della vita di Alec eppure hai scelto di restare insieme a lui. Forse non avevo via d'uscita. È una cosa un po' assurda, ma le nostre anime erano in sintonia e non c'era modo di resistere. A me non sembra affatto assurdo. Credi che si potrà mai ripetere? Non so che dirti. Potrebbe ripetersi con un uomo molto particolare, delicato. Un uomo che... Che cos'hai? Scusa, sai dov'è la toilette? Certo, è laggiù, da quella parte. Scusami. È incredibile. Ti sei messo a fumare? Sì, ogni tanto. Joe, devi darmi qualche consiglio. A che proposito? Forse si tratta di qualcosa che c'è fra te e la moglie di Alec. No, niente del genere.
Lei è molto tesa ora e Mac mi ha chiesto di aiutarla, insomma, di tirarla un po' su. E lui dov'è? Lui è a San Francisco. Deve sistemare per sempre il figlio di puttana che ha ucciso suo marito. Cosa c'è? Richie, tu sei il figlio di puttana che ha ucciso suo marito. Sta calma. Avanti, alzati. Io farò qualcosa da bere. Terry, 2 bicchieri di tequila. Joe, guarda che ti sbagli. Io non l'ho mai visto suo marito. Pensaci. Tu a San Francisco, un uomo biondo che portava una spada della cavalleria americana. Era lui, Alec Hill. Era Alec Hill. Mio Dio. E il suo nome non l'ho mai saputo. Si trattava della mia vita o della sua. Non immaginavo nemmeno che avesse una moglie. Richie, tutti sacrifichiamo qualcosa, almeno una volta. Mac sta inseguendo l'uomo sbagliato. Comunque lui deve mantenere fede a un giuramento. Richie. Sì. Portami a casa, ti prego. Jennifer, forse è meglio che Joe ti chiami un taxi. Devo proprio andare, scusami. La porta è aperta. Ciao. Ciao. Va tutto bene? Non sono riuscita a dormire. Ti capisco, nemmeno io. Neanche tu. Devi scusarmi se ti ho mandato in taxi, ma... Non ti scusare, non fa niente. Prego, accomodati. Ti posso offrire qualcosa? No, sto bene così. Sei sicura? Vieni qui. Richie, io devo scusarmi. No, Jennifer, devo scusarmi. Stammi a sentire. Non vuoi una spiegazione da me? No, non c'è bisogno che tu dica niente, ho capito. Tu hai capito? Ho capito che in quel locale è successo qualcosa. È da quella parte lo studio? Non posso più fare a meno di te. Lo sapevo che sentivi anche tu quello che sentivo io. Richie, è qualcosa che ho provato soltanto una volta. Jennifer, non credo che sia una buona idea. Credi che io non me ne renda conto? Che sia facile per me legarmi a un altro immortale. Ma so che è il destino a spingermi fra le tue braccia. È impossibile opporsi. Stop! Non avete capito? Ho detto stop! Fermatevi! Ma che cosa ti prende? E me lo chiedi, accidenti. Mia cara, non stiamo girando Mary Poppins. Via quella vestaglia. Guarda che posso anche rifiutarmi. E chi lo dice questo? Il mio contratto non prevede il nudo integrale. Sospendiamo. Allora sospendiamo e andiamocene a casa, ragazzi. Voglio tutti qui domattina per le 8, Bob. Va bene. Senti, scusa, per favore, resta ancora un minuto, d'accordo? Grazie a tutti, ci vediamo domani. Non lo so. Puntuali e in gran forma, C'è qualcosa che non va. Allora, perché non parliamo un po' del tuo contratto adesso? Ne puoi parlare con il mio agente. Continui a fare il duro con le donne. Vattene, ma vieni qui alle 8. Lascia perdere, le riprese sono terminate.
Duncan MacLeod. Ti ho riconosciuto subito. Stavolta sei solo, però. Già, e non ci sono precipizi. Dovevi vedere la tua faccia quando sono saltato giù. Che memoria. Vedere la tua faccia adesso. Mac. Ciao, tutto bene, vero? Hai un minuto? Senti, potresti darmi il tempo di fare una doccia? No, Mac, ecco, è una questione urgente. È una cosa che riguarda Jennifer. Qualche problema? Non sta bene? No, sta bene. Lei, vedi, lei è a casa mia adesso. È a casa tua? Tu mi hai detto di farle compagnia. Lei è venuta da me, ci siamo messi a parlare e poi è successo qualcosa. Fra te e Jennifer? Senti, lo so che non sarei dovuto arrivare a questo punto. Va bene. Mac, un attimo. Ecco, c'è un'altra cosa che ti devo dire. Vedi, non è Cregan che ha ucciso Alec Hill. Chi l'ha ucciso? Sono stato io. Lo scorso luglio ero davanti agli studi Anchor, furioso perché la mia moto aveva un guasto, quando lui, che forse stava cercando Cregan, è arrivato lì piuttosto nervoso. Sposta quella moto, ragazzo! Perché non cambi strada? Avanti, non ho tempo da perdere, ho un appuntamento. Rassegnati, la vita è piena di contrattempi. Te lo chiedo per l'ultima volta, libera la strada. Se la moto ti dà fastidio, vieni a spostarla tu. Avresti dovuto darmi ascolto. E va bene. Ah.
matti? Potevi evitare il duello. L'hai ucciso senza ragione. Non essere ingiusto, Mac. È stato un combattimento leale. Quello che tu mi hai insegnato non serve a niente. Che cosa dovevo fare, Mac? Lasciare che lui uccidesse me? Hai fatto l'amore con sua moglie. Non sono riuscito a controllarmi. Già, è evidente questo. L'ha detto anche Jennifer che non ci potevamo opporre alla forza che ci spingeva l'uno verso l'altra. Mi ascolti o no? Mi interessano poco i romanzi sentimentali. Io voglio sistemarla, questa faccenda. Non c'è niente da fare. Allora, visto che hai molta più esperienza di me, perché non mi suggerisci una soluzione? Ho capito, vado a dirle la verità. No, la verità non puoi dirgliela. Perché dovrebbe dare ascolto all'uomo che ha ucciso suo marito? E che diavolo vuoi che faccia? Devi lasciare la città per un po' di tempo. Va bene. Oggi? Come la mettiamo con Jennifer? Mi occupo io di Jennifer. Pensaci tu. Le farò credere che l'uomo che ha ucciso suo marito è morto. Mi dispiace di aver ucciso il tuo amico. Mi dispiace anche a me. È un gran sollievo sapere che lo spirito di Alec ora vive in te. Jennifer, non credo che le cose stiano così. Alec mi diceva che tagliando la testa a un immortale si conquista anche la sua anima. Si sbagliava. La realtà è molto diversa. Ora cerca di dimenticare, la questione è chiusa. Ma io soffro ancora, Duncan. Quando mi passerà? Quando riuscirò a non vederlo più negli uomini che mi avvicinano? Non c'è una regola uguale per tutti. Probabilmente ci vorrà un po' di tempo. Ancora un po' di tempo. Nella testa ho già una grande confusione. Hai finito di mangiare? Sì. Mi scusi. Ho passato la notte con Richie, lo sai? Jennifer. Lo so, è una cosa sconsiderata. Non so nemmeno spiegarti come mi sento. Quando facciamo la cosa giusta, non tardiamo a capirlo. Il pensiero di Alec mi fa sentire colpevole. Forse devi dimenticare il passato. Ho visto Alec un'altra volta ieri sera. Era davanti a me. Forse l'ho fatto soffrire. Forse l'ho veramente tradito. Niente può più ferire Alec. Forse, grazie, pensi di averlo visto, ma la verità è che non sei ancora pronta a liberarti della sua ombra. Comunque non è grave. Col tempo ce la farai, ne sono convinto. È bello che tu non mi creda pazza. C'è tanto di Alec in te in questo momento, a dispetto del tuo scetticismo. Ti ringrazio, Duncan. Grazie della tua amicizia. Ciao, Jennifer. Che pasticcio. Che cos'altro hai combinato? Le ho detto una bugia. No, non era proprio una bugia. Era solo una verità incompleta. Lei crede che Cregan abbia ucciso Alec. E così ora soffre di meno. Ah, già. Ma tu non sei abituata a violare le tue regole. Allora, perché le hai nascosto la verità? L'hai detto tu per farla soffrire di meno. Perché per ricominciare a vivere deve poter guarire. E la aiuterà a sapere che la questione è chiusa. Quindi tu l'hai convinta che l'assassino di Alec è stato punito. L'hai fatto a fin di bene. In ogni caso, io non sono in pace con me stesso. Perché un tuo amico è morto. E chi l'ha ucciso è Richie. Già.
Non domandarti che senso ha, ma devi fartene una ragione. Certo, grazie, John. Il conto. No. Stasera offre la casa. Ci vediamo. Ciao. Posso entrare? Certo. Stai partendo? Ecco, io devo andare via per qualche giorno. Per colpa mia? Non lo so. Sì. Ricci, non te ne andare, per favore. Ho parlato a lungo con Duncan e ora mi sento meglio. Ti ha mandato lui qui? No, lui mi ha aiutato a capire tante cose. Ti ha aiutato a capire che cosa? Che finora mi sono aggrappata allo spettro di Alec per paura di abbandonare il passato. Ma adesso mi è chiaro. È il momento di andare avanti, di tornare a vivere. Duncan mi ha detto anche che lo capiamo se è la cosa giusta. E io con te l'ho capito subito. Jennifer, no. No, non è possibile. Ricci, so che cosa provi perché è la stessa cosa che provo io. Non te ne andare. Jennifer, è inevitabile. Devo andarmene da qui. Ma per quale ragione? Non riesco a capire. Jennifer, ascolta. Al pensiero di andarmene mi sento malissimo. Mi dispiace lasciarti. Ti do la mia parola che sarei felice di poter rimanere con te. E allora rimani con me. Non posso farlo. Ma perché? Spiegami, perché non possiamo restare insieme? Perché ho ucciso io Alec. Ma cosa dici? Sei impazzito? Cregan non c'entra, l'ho ucciso io. Non ha mai trovato Cregan. Lui si è voluto battere con me e io ho difeso la mia vita. Non lo conoscevo, ignoravo che fosse tuo marito. Jennifer, scusami, mi dispiace. No, non è possibile. Jennifer. Tu sei un maledetto assassino. Come hai avuto il coraggio di toccarmi? Senti, ti ho detto la verità perché mi sembrava giusto, per favore. Hai tolto la vita a mio marito e poi hai fatto l'amore con me. Sei un essere ripugnante. Mac ha ragione, non avrei dovuto dirglielo. Non mi potevo certo aspettare che rispondesse. Ho capito. Oh, non fa niente, Ricci, hai ucciso mio marito, ma io ti amo ugualmente. Non so proprio perché l'ho fatto. Per avere la soluzione. Comunque l'hai ucciso perché ti sembrava giusto, no? Sì, ma non era previsto che andassi a letto con sua moglie. Ciao, Joe. A domani, ragazzi. Ciao. Ero impazzito, Joe. Una parte di me gridava fermati e l'altra mi incitava ad andare avanti. Può capitare a volte, Ricci. Ma era una situazione strana. Ho sentito dentro di me una forza prepotente che mi spingeva a non fermarmi. Forse c'era Alec in quella forza. Cosa vuoi dire? Lei provava la stessa cosa? Sicuramente. Può darsi che lei fosse attratta da Alec che era in te. Con la reminiscenza, tu hai preso anche il suo amore per lei. Può darsi. Beh, è solo un'ipotesi. C'è un'ipotesi più semplice, che io sia un idiota. L'avevo già considerata. Beh, non la scartare. Cosa farai ora? Quello che dovevo fare immediatamente. Lasciare questa città. Ci vediamo, Joe. E non hai intenzione di fare niente? Ci ho pensato a lungo, ma per me è difficile ignorare il fatto che Ricci è mio amico. Alec è stato tuo amico per ben 150 anni, non ricordi? È possibile che questo non conti niente per te? Hai giurato di vendicare la sua morte. Ad Alec, ho giurato di punire Cregan e Cregan è morto. E l'assassino di Alec invece è ancora vivo. Jennifer. Ricci non è come Cregan e c'è stato qualcosa di serio fra voi. Certo, ma io non sapevo.
che fosse l'assassino di mio marito, quel maiale! Jenny, quando due immortali si battono e uno viene ucciso, non è un omicidio, è un fatto normale. Quindi io non inseguirò Ricci per punirlo. Mi dispiace. Allora non sei solo un bugiardo. Sei anche un vigliacco. Jennifer, ti stai comportando in modo irragionevole. Hai detto irragionevole? Tu non hai la minima idea di come mi sento. Te ne vuoi andare subito? Non ho altra scelta, Jennifer. Senti, ti ho detto che mi dispiace, anche se so che non è abbastanza. Jennifer, ti prego, mi devi credere. Non è stata soltanto colpa mia. È un dolore per me vederti soffrire. Ho avuto un po' di tempo per riflettere e ho capito quello che devo fare. Devo provare a dimenticare per andare avanti. Hai ragione. Jennifer, non lo fare. Jennifer, ti prego, aspetta. Metti via la spada. Per favore, mettila via. Non sperare di fermarmi. Ricci non voleva farti soffrire. Non è un uomo crudele. Ha ucciso Alec. Ma con la sua morte non lo riavrai comunque. Se c'è ancora una parte di Alec che vive, adesso è in Ricci. No. Era quello che Alec pensava. E anche tu ne sembravi convinta. Continui a non capire. Alec è qui. È vero, Jennifer. Io sono qui. Solo la morte di Ricci lo farà riposare in pace. Uccidere non porta mai la pace. Quando uccidi, il ricordo ti perseguita per tutta la vita. Cosa aspetti, Jennifer? Devi farlo per me. Taglia la sua testa. Alec! Tu vuoi davvero che lo uccida? È questo che vuoi? Che anche lei impari a uccidere? Perché senta il peso della morte di Ricci fino all'ultimo istante di vita. La tua ossessione ora deve perseguitare anche lei. Ale. Addio, Jennifer. Addio. È ora di dimenticare. Di usare la spada di Alec. Così dovrà pensare a lui per sempre. Lo farà. Se n'è andata. Come l'hai fermata? Beh, le ho detto che lei si può liberare del passato. Credi che riuscirà a farlo? Col tempo. Deve affrontare i suoi demoni. E noi invece, Mac? Che cosa faremo? Hai combinato un bel guaio. Ma questo può succedere a tutti noi. Ah, Mac, ti assicuro che anche se vivrò 1000 anni, continuerò a vedere quell'uomo minacciarmi con la spada e mi chiederò se potevo reagire diversamente. Lo so. E vedrai che Alec un giorno sarà solo uno dei tuoi fantasmi. Allora tu credi ai fantasmi? Solamente ai fantasmi che portiamo dentro di noi.
Le ombre di chi abbiamo amato e di chi abbiamo ucciso non ci abbandonano mai. Quando non provi più sentimenti né dolori, dentro di te sei morto. Se arriverai a quel punto,